La spesa che mi ha traumatizzato. Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vedrete di nuovo me e la mia amica Valentina commentare Younger, ma questa volta i nostri commenti e i nostri scleri saranno concentrati sulle stagioni 4, 5 e 6 di Younger, quindi solite premesse ovviamente. Se non ancora avete visto le ultime tre stagioni di Younger, la 4, la 5 e la 6, chiudete questo video, andate in pace, tornate quando sarete in pari, quindi quando avrete visto tutte le puntate potete tornare in questo video. Ovviamente io mi scuso se la qualità video, la qualità audio non sono dei migliori, come dicevo in precedenza nello scorso video, però il nostro buonsenso ci ha detto che non ci possiamo vedere. Prima di tutto perché viviamo in comuni diversi, quindi dovremmo cambiare comune, io e Valentina, e poi non ci sembrava il caso di girare un'ora di video insieme, vicine, non si può fare, soprattutto in ambienti chiusi come la camera mia in casa. Comunque, godetevi il video, sarà divertente, anche se per me e lei non lo è stato, perché la settima non si sa quando sarà reperibile, quindi godetevi il video. Puoi accettare? Capì? No, e ti ho detto, per me probabilmente rimane da solo come un cane. Rimane da solo. Io capisco che una persona può essere decisa, ma fino a questo punto, cazzo, sveglia, buongiorno. Cioè, questo finale non è paragonabile alla 3x12. Cioè, quello mai. Se solo il finale della quarta, quando Josh si sposa con Claire, Sì. e il 5x12, quando Claire torna incinta, no? Le due persone che ho detto di più non le Sì. sopporto. Paolina è un'altra, lasciamo perdere Paolina. Ma no, lei è una finta purista che fa tanto la dolce invece dietro è una stronza. La coccola qua, vediamo, una coccola qua, Paolina. Vabbè. Invece preferisco appunto, ecco perché preferisco più Diana come carattere, perché dal vivo è stronza, però dentro è buona. I personaggi che odio di più, Paulina, perché non si sa comportare, non si sa comportare Paulina per niente. E se io la vedo, cioè, gli schiaffatoni che gli posso dare, veramente, non mi posso contenere. Un'altra stronza, come dicevo prima, una cosa che io odio, cioè, è Claire. Un altro personaggio che odio è Claire. Cioè, perché lei prima di tutto si è approfittata di Josh perché vogliamo parlare di Liza che scriverà lettera a Josh per lasciarlo. Ne vogliamo parlare? Cioè, è veramente da Un ridere. discorso faccia a faccia, no. No, quella schifo. Una quindicenne, veramente. Poi io voglio dire, sia Liza che Josh sono consapevoli che si amano ancora perché cioè, hai visto come si comportano quando stanno insieme? Cioè, dai, è palese che si amano ancora, è palese. Io penso che Liza si approfitterà del fatto che è rimasta scioccobasita dalla proposta di Charles per il matrimonio di Diana Denso perché tipo adoro. Terza opzione, ancora più sconvolgente. Dice di sì a Charles, tutto bello, tutti i preparativi, tutto fregno, si preparano in una stagione intera, ci fanno veramente pensare, convinti che loro si sposeranno e poi nel momento in cui si sposano, lei dice di no e torna con lui. Finisca, o come hai detto tu la seconda volta, ossia che si dice di sì, dopo quando arriva verso la fine dice no, ciao, se va con Josh. Secondo quello che penso io, che alla fine la che appare nessuno dei due, calma naso perché non è pulito. Terzo, può essere pure che arriva Josh e gli fa la proposta. E Ma si trova tipo di proposte lei. Qua. opzione bonus extra. Ah, pure. Sì. Secondo me potrebbe vincere il team Charles.
Perché potrebbe essere pure che Elisa dice di sì, che va tutto bene, si preparano e per il matrimonio Elisa poi si sposa con Charles. Però, siccome io non mi arrendo, io sono Team Josh, ok? Secondo me, dopo che Elisa, cioè, potrebbe iniziare così la seconda stagione, che Charles e Elisa si sposano subito, diretto, la settima inizia con il matrimonio di Charles e Eliza, però nel frattempo litigano, non stanno più bene insieme e quindi divorziano di nuovo e Divorzio, che Eliza palle. è così Eliza può stare con Josh. Allora, secondo me è più innamorata di Josh. Perché? Ho visto. Ah, sai, non perché ho Team Josh o Team quell'altro. Mi piace tutti e due secondo. Ah, ma che stai scrivendo? Allora, perché Charles? Sì, ok. È un tipo, ci sta. Ok, quello che però prima di tutto si è comportato male con il fattore che si è messo in competizione con l'ISA. Secondo, perché comunque lei lo sceglie per un fattore di convenienza, tra virgolette, perché dice a 40, pure lui ha la mia età e quindi è più facile. Capito? E terzo, forse perché pure lavora insieme, quindi appunto si trova anche meglio per questo fattore, poi due figli in cui lei si trova bene. C'è un fatto di scegliere una cosa. Non perché è giusto per lei, ma perché è giusta per la società e basta. Invece Josh è stato più nascosto, misterioso di Liza, capito? Quello che l'ha presa completamente in tutti i sensi, 360 gradi, capito? E lei vuole reprimere quello. Perché lo vuole reprimere? Perché è ancora innamorata di quello, allora, niente, si è innamorata di lui. Secondo me, poi finisce in merda che lei rimane fregata, come dici tu, fregata, e rimane da sola. Perché non lo so, cioè, o vince il Team Charles, che per il momento vince il Team Charles, sicuro. E, però dall'altro lato, cioè, ti stanno facendo capire che per il Team Josh c'è ancora speranza. Perché lo vedi come si guardano Josh e Eliza? Cioè, lo vedi come si comportano? Non è Charles innamorato, perché non avrebbe fatto niente di quello che ha fatto per lei. E poi si vede anche da come si atteggia, cioè Charles è innamorato di Liza, questo ammettiamolo. E Come cioè, gli ha chiesto di trasferirsi da lui, che fa una ragazza con lui e le figlie, poi gli ha chiesto di sposarlo, cioè secondo me lui è proprio innamorato, cioè questo lo dobbiamo ammettere, non possiamo negarlo, però secondo me Liza ama più Josh, cioè non nego che magari anche Liza sia innamorata di Josh, perché non lo posso mettere in dubbio questo, però si vede proprio che Liza è innamorata di Josh, cioè proprio nel profondo, anche se lei non lo vuole ammettere, anche se nessuno lo vuole ammettere, sono ancora innamorati. Cioè, quella cosa vera che devono stare insieme, che si attraggono. Cioè che lei, quando lui ha fatto la proposta, allora, se tu sei innamorata, comunque sì, sei innamorata di questa persona, tu di botto, cioè due sei cose, o ti metti a bene una ringoglionita e fai una scema, o tu mi rispondi subito, sì, capito? Cioè lei non ha fatto solo queste cose, è rimasto così. Rimani così. Secondo me tornano comunque David e Pauline a rompere il cazzo, soprattutto Pauline, secondo me non è che questa storia, non lo so, cioè già fatto un bordello, già si è incazzata a morte, quando è venuta a scoprire che Charles c'aveva un'altra, già si è alterata, poi Cioè, che gli poi tu ti sei andata quando erano sposati, quindi che cazzo vuoi? parla, Ti capito? hai lasciato per i figli, che minchia vuoi? No, tu te sei andata per un anno, non sei tornata, cioè non pensa alle tue figlie, hai lasciato le tue figlie per un anno, poi torna tutta convinta che può tornare insieme a Charles. Ma che cosa? Ma dove? Ma dove esattamente? Vabbè, ti partono gli emboli quando scopri che il tuo ex marito, che manco è più tuo marito,
Sta con un'altra, ma è normale che sta con un'altra. Tu sei scomparsa per un anno intero e sei pure incazzata quando ha scoperto che naturalmente Liza non già aveva 27 anni, ma ce n'aveva 42. E poi mi vieni a dire, mi chiami, che mi vieni a dire che vuoi rivedere la custodia delle figlie, che gliela vuoi comunque. Cioè, nel Madonna, senso, ci sono cioè, stessa. dico. A parte, secondo me, le figlie, la mamma non la sopporta. Mamma, cioè, chi è che la sopporta quella? L'ex moglie di Josh, Claire. Claire. Esatto, cioè, allora, lei non so fatto quello che ha fatto, no? Con il primo, la green card, la mentita e tutto. Ma, se ti ricordi, alla quinta stagione, quando ha partorito tutto qua, no? Gli ha detto Josh che quella cosa intesa non c'è più, che comunque lui voleva fare il padre, pure a tempo pieno, che lui c'era, che lo voleva vedere, giorni lei, giorni lui, cosa comunque giusta effettivamente, perché i figli sono, si fa due figli, non si fa uno. No. Cioè, e poi tu che fai? E dici sì, e dopo ti ripresenti e dici no. Ma no, ma perché lei è stupida. Allora, cioè, se ne approfitta, cioè è un'approfittatrice. Perché, prima di tutto, sposi Josh per avere la green card, primo. Torni incinta di 8 mesi che stai per partorire praticamente. E poi che fai? Prima dici sì, c'è tu poi torni io, cioè va bene così, no? Per permettere pure a Josh di vedere la bambina. Che poi vuoi allontanare perché tu devi andare a lavorare a Los Angeles. Cioè già che tu torni dopo 8 mesi incinta che hai lasciato Josh, cioè già ci sei approfittato una volta. Lui ti ha perdonato e ti è pure stato vicino quando hai partorito, che non si è incazzato, si è preso la responsabilità di essere padre e tu te ne approfitti ancora di più. Cioè, una volta che tu metti a posto il bambino, io penso così, penso. Una volta che tu metti a posto il bambino, bambina, diventa la priorità, la cosa principale della famiglia, la priorità. Che tu ci abbia problemi lavorativi, che tu ci abbia problemi d'amore, che tu ci abbia problemi, a me non me ne frega un cazzo. Tu devi pensare a tuo figlio, sbarra figlia, quello che è. Io penso così. Quello, per fortuna è capitato un padre al bacio proprio praticamente, perché Giorgio è un padre al bacio veramente. Cioè, tu devi trovare un lavoro il più vicino possibile. Quando la sbatta un culo perché ti dà la barca di soldi. Ok, soldi aiutano, quello che tu. Però se tu lavori un tot e lui lavora un tot, guadagna tutte e due, scusa, qual è il problema? Poi in tutto ciò, Josh sta pure avendo una promozione, tra virgolette, perché i pari al negozio di tatuaggi stanno andando bene, adesso ancora di più perché si è, diciamo, alleato, ha fatto una partnership con il negozio di vestiti, quello super famosissimo, quindi fa dei tatuaggi anche esclusivi, quindi sta guadagnando anche di più, no? Quindi approfitta Certo. tu, cioè dato che ti stai approfittando di Josh, finisci di approfittartene ormai, cioè figlia mia, cioè se tu hai bisogno di soldi, no? Approfitta della situazione di Josh, no? Approfitti un attimo e poi ti trovi un lavoro. Cioè, ma perché non puoi tornare a fare la barista, per esempio, e rimanere là? L'hai fatto fino a mo'? Che poi ci sono veramente tantissimi modi per rimanere in rapporto con l'ex marito, l'ex moglie, quel che sia, soprattutto quando ci sono i bambini. Ci sono veramente tantissimi modi. Cioè, io non dico che ci devi stare a peccicchia, che ci devi tornare insieme, chissà cosa ci devi fare. Però conosco molte persone divorziate, per esempio, Liza e David. Cioè, Liza e David, se tu ci fai caso, sono rimasti in rapporto, tra virgolette, un po' amichevole. Per la figlia, vedi che ogni tanto escono insieme, pure con Caitlyn, comunque non è che si mettono a litigarsi, scannano a vicenda quando stanno insieme, comunque hanno un rapporto amichevole per la figlia, per sembrare un po' più normale, tra virgolette, come una famiglia unita. Ad esempio, a me come figlia preferirei che i miei, perché vedere se mi litiga in casa, perché
non si collegano, tra virgolette, perché uno se ne va da una parte, uno se ne va da un'altra. Ciò che da una parte ti spiace, però almeno tu la finisci. Cioè, io mi sento in tutta tranquilla. Anche se fosse una bambina, ma anche se fosse una bambina, ha bisogno sempre di entrambi, ok? Però se la coppia non va, perché devi farle vivere una situazione di disagio in casa? Cioè, tu è bruttissimo stare in disagio in casa. Dopo, siccome poi non vogliono divorziare con la moglie per i figli o viceversa, che fanno? Vanno a mettere le corna. Quindi è bello, è bello, Questo sì che è il modo migliore per scampare alle crisi matrimoniali. Appunto, prendi i divorzi, te ne puoi anche andare a fanculo da un'altra parte. Cioè, io preferisco avere i genitori divorziati perché non vanno d'accordo, perché non siamo più che cazzo ne so, piuttosto che sapere che uno dei due o anche entrambi hanno un amante. Cioè, io la prenderei meglio se mi dicessero che stanno a divorziare, piuttosto che uno dei due c'ha l'amante. Cioè, veramente lo preferisco che divorziano. con questo fatto anche che tu stessa innamorando un'altra donna, prendi e No, ma ci sta, ma ci sta, ci sta capito? Non deve assolutamente. essere una cosa istantanea, non è che scopri dopo un anno, 2 anni che lui sta ancora indeciso se c'è l'amante o te l'amante, la moglie l'amante, Beauty quasi quasi mi sembra. aspetta, però l'altra cosa che ci sono rimasta un po', cioè mi aspettavo, quando Enzo ha fatto la proposta di matrimonio a Diana. Cioè, bellissima, però ok, non c'è un tempo per fare la proposta, per dire, però 4 mesi. No, Un po'. dopo 8. Ah, 8 mesi. Sì, perché Diana stava un po' alterata perché la sorella di Enzo le aveva detto che in realtà le relazioni di Enzo prima di lei non duravano più di un anno. Perché. Ah, sì, vede, vede, aveva detto poi 8 mesi, non sta là, quindi sta per finire. Ah, ok. Quindi Diana aveva detto Enzo, per noi mancano 4 mesi, arrivare a un anno, capito? Beh, Quindi stiamo un po' Diana, presto, però, grazie. sì, comunque Enzo le ha fatto la proposta proprio per sfatare questo mito che si diceva di lui. Diana è più una lussuosa che pensa alla carriera che fa, è un po' stata, un po' così, invece Enzo è più terra terra. Ecco, quindi. Però Una questo. bruttina. Però cioè, adoro, io li ho shippati subito, cioè non subito, perché Diana ed Enzo hanno avuto una relazione prima, no? E poi lei non le ha fatto davvero più niente, è scomparsa. Quando Enzo è tornato e hanno ripreso a rifrequentarsi, là li ho shippati, là li ho shippati. E c'è beccato, vedi? Una genere ce n'è avuta una. Ma sì. Non subito, cioè la prima volta che hanno fatto tutto un zoom pensavo fosse una cosa passeggera perché all'epoca Diana stava avendo un periodo zoom con un po' di Sì, è persone. vero. C'è stato un periodo in cui Diana aveva un zoom un po' di avventure con chiunque. Secondo me la relazione di Kane Kelsey non si risolve per me, non si risolve per me. Però secondo me comunque rimarranno assieme. Dieci Perché forse. hanno quei caratteri un po' tutti e due forti, contrastanti. Oh, spero che, cioè, o che si lasciano, che si mettono insieme, tanto che basta, finisco. Allora, quindi ha fatto un macello, vabbè, così abbiamo appena detto, ok. Ma che ha fatto quella storia da ubriaca, che doveva mandare il DM su Instagram. A parte quella troia investimenti alla millennial, anche a Pericol, Pericol è anche la millennial, cioè non solo ti licenzi, ma vuoi creare una collana con PIN e ti ha tolto E poi iniziano pure lì le litigate poi tra la Millennium e l'altra parte, no? Cioè, Cioè, terrore. sì, tempissimo, perfetto, bravo, Sì, è vero. tempissimo proprio ottimo. Sì, lo voglio. Aspetta, papà.
Vuoi scusare? Allora, dai. Voglio. Tutto ciò che pensiamo, Qualcosa di qualcosina serio, giusto? di serio ci sta, e niente, abbiamo detto le nostre previsioni. Solo una quasi di notte. Adesso di attendere la settima stagione, che non si sa quando esce. Ed eccoci qua alla fine di questo video. Spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e spero di avervi tenuto un pochino compagnia e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste puntate, di queste ultime 3 stagioni di Younger, perché comunque è sempre bello poter parlare con voi. Iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!